Anche il governo italiano ha deciso di fare qualcosa di simile a quello che ha fatto il governo americano e i governi di altre parti del mondo: rendere obbligatorio il Green Pass o qualche altra certificazione vaccinale contro il coronavirus, chiamala come vuoi, per i lavoratori, per tutti i lavoratori del settore pubblico, tutti i lavoratori del settore privato, tutti i lavori, qualsiasi lavoro che ti venga in mente dal 15 di ottobre si può svolgere solo ed esclusivamente se si ha il Green Pass. Si può andare in ufficio solo se si ha il Green Pass, si può andare in tribunale solo se si ha il Green Pass, si può fare l'idraulico, l'elettricista, solo se si ha il Green Pass. Non è richiesto il Green Pass per gli under 12, come era anche prima, che possono continuare ad andare ovunque senza il Green Pass. Non è obbligatorio il Green Pass, sono esentati dal Green Pass quelli che sono esentati dal vaccino per motivi di salute, esattamente come prima, nonostante gli esempi stupidi fatti da qualche rappresentante politico. Cosa succede se ci si presenta al lavoro senza il Green Pass e si viene beccati? Il lavoratore può essere sottoposto a una sanzione pecuniaria tra i 600 e i 1500 euro e gli viene sospeso lo stipendio dal primo giorno in cui viene scoperto senza Green Pass. Sospeso lo stipendio, non viene licenziato, ma non percepisce lo stipendio. Il datore di lavoro ha una sanzione da 400 a 1000 euro. Il datore di lavoro si occupa dei controlli, deve verificare il Green Pass, esattamente come i ristoratori verificano il nostro Green Pass, al di là delle polemiche che fanno le persone sui documenti. Ah, visto che siete tutti interessati a cosa fanno alla Camera, al Senato, anche al Quirinale, alla Camera, al Senato, alla Corte Costituzionale, si dovrà adeguare a queste nuove norme. Che poi chi se ne frega di cosa fanno alla Camera e al Senato. Tu quante volte sei andato alla Camera e al Senato? A me sarà capitato 2 volte. Vado molto più spesso al bar, al ristorante, al cinema. È lì che voglio essere più tranquillo.